pranzo completo, sì, con le l'antipasto, l'antipasto fino al dessert. Al dessert, con una bottiglia di vino di medio costo, siamo dai 50 ai 60 euro. Però normalmente le porzioni sono abbondanti, quindi difficilmente si può arrivare a mangiare tutto. Normalmente la nostra clientela fa un assaggio di due cose, quindi mira a mangiare, non so, un antipasto un secondo, un antipasto un primo, c'è chi mangia due antipasti e chi mangia un dessert dopo, anche perché si è un po', diciamo, modificata quella che è la tradizionalità della messa a tavola, quindi difficilmente si segue l'iter tradizionale dell'antipasto, il primo, il secondo, il dessert. A mezzogiorno a volte mangiano un'insalata di pesce e un dessert. Certo, al mezzogiorno. Al mezzogiorno. Alla sera? Alla sera prevalentemente mangiano due piatti forti e un dessert, quindi sono tre le portate. In questo caso, in questo frangente, con la bottiglia di vino, diciamo, di medio costo, siamo sui 45 euro di costo medio. Benissimo. Quindi, andando a esagerare, sì, abbiamo con una bottiglia, ma però voi proponete anche noi vino proponiamo studio, e vino, se il cliente vino richiesto, della certo, casa. Non un vino della casa, ma un vino a mescita, quindi ugualmente nella selezione della carta sono menzionate alcune bottiglie della quale che uno può prendere a calcio. Ah, quindi però sempre carta dei vini. Sì, sì, quindi sì. Diciamo vino sfuso, no, vino alla spina, vino di questo, quindi non è possibile. Vino di medio e alto costo, produzioni biologiche, sì, ricercate su tutte le regioni italiane, qualche vino francese per richiesta, quindi lo devo tenere. Sì. Si parla naturalmente di bollicine da basso costo, diciamo, fra virgolette. E ugualmente, diciamo, il cliente un buon bicchiere di vino, parlando di costi, lo paga dai 4 ai 6 euro, andando a toccare bottiglie di vino molto importanti. Un bicchiere di vino, diciamo, semplice da pasto costa 4 euro. Quindi la carta dei vini, quanti tipi di vini già comprende? In questo momento che abbiamo fatto, diciamo, una prima ricerca e una prima base di acquisto, valutando soprattutto, diciamo, il periodo, quindi sui vini bianchi, in questo momento abbiamo, non è una carta di vino, diciamo, esasperante, quindi sono più o meno 35 etichette. Benissimo. Su una decina di regioni. E chi segue la parte vino? Sono incaricato anche io di questa cosa qui. L'Alice in questo caso sta preparando in sé di fare qualche corso da sommelier. Io come esperienza, perché poi io vengo da come direttore di sala e sommelier come esperienza, io sono passato in cucina in un secondo momento. Benissimo, benissimo. In questi pochi, cos'è, dal 17 giugno, sì, che avete aperto, avete trovato qualche cosa di particolare, qualche, non so, qualche aneddoto, voglio dire, dalle persone che arrivano, chiedono qualche cosa in particolare che non c'è nel menù, hanno chiesto qualche cosa di particolare non presente nel menù, gliel'avete fatto? Vuol dire un qualche aneddoto, qualche... Ma posso dire che prevalentemente i clienti che sono ritornati in base alle serate di presentazione che abbiamo fatto, che sono state fatte in maggio, abbiamo fatto tre serate di presentazione con la clientela del vecchio proprietario, e sono ritornati tutti e stanno ritornando. Si affidano più delle volte alla scelta la carta, anche perché, come ho menzionato prima, varia sovente, quindi hanno sempre questi piatti nuovi. La mia clientela, diciamo, fra virgolette, gli amici e i conoscenti, e più delle volte semplicemente mi dicono: Matteo, fai te, hai carta bianca, e normalmente realizzo per loro quello che addirittura non è in carta, perché, diciamo, in quel momento lì mi viene da preparare una cosa o l'altra. La mia domanda era mirata proprio a questo, voglio dire, anche perché altri ristoratori mi hanno detto: noi ci sforziamo, noi abbiamo messo comunque un menù di un certo tipo e di un certo livello, le persone di altre province vengono,
e ci dicono: ma io voglio un cappellaccio, io voglio una salama, anche se siamo a 35-40 gradi. A voi una cosa del genere, pur in queste poche settimane, è già capitata? No, non c'è ancora capitato. E se uno lo chiede, allora pronti a fare? Se uno lo chiede, sono pronto a farlo, in questo caso su prenotazione. Anche perché, certo. Come ben risaputo, la salamina ha dei tempi di preparazione che sono lunghissimi. I cappellacci di zucca preferisco farli nel momento in cui c'è la zucca. Quindi avendo un prodotto fresco, senza andare a cucinare, surgelare, quindi andare a cambiare quelle che sono le caratteristiche organolettiche del prodotto. E per quanto riguarda appunto la salamina, preferisco riuscire a trovare qualche buona salamina da qualche piccola realtà di produzione e naturalmente per chi gradisce e chi apprezza questo particolare tipo di prodotto è sempre pronto. Certamente. Altra cosa che andiamo a sviluppare nel periodo autunno-invernale, che è una mia passione, è la cacciagione. Una passione, diciamo, sia per tradizione che mi è stata passata e tramandata dal padre, di preparare la cacciagione, quella nostrana, quindi che possono essere anatre, la lepre, piccioni, quindi mangiare i tradizionali dimenticati, preparati e serviti come si preparavano una volta, come li preparava la nonna. Per